Ciao a tutti, dalla vostra Nika. Allora, questo sarà un video di come io, personalmente, io ci ritengo sempre, sarò menosa, lo so, però ci tengo a dire che è come faccio io, la mia manicure, a partire da la fase quando levo lo smalto, che mi è stata richiesta, mi pare, da Anna Maria Papalini, però spero di non di ricordarmi bene. E invece il video per come faccio io la manicure e tutto, mi è stato richiesto da Giorgia Dom. Allora, devo salutare anche due saluti, Francesca Pellegrino, ciao, e Federica Marchese, ciao. Allora, adesso, siccome ho lo smalto da levare, andiamo a fare quello. Dischetti e solvente. Facciamo così. E io, niente, in modo più semplice, sempre girare in tondo, in modo che comincia già a levarsi, perché se cominciate a sfregare troppo può essere che lo smalto vada su sulla pelle, poi si impiastriccia. A parte che questo qua non macchia né niente, perché non mi ha mai macchiato questo qua della Kiko. Ecco qua. E comunque io faccio così, giro in tondo col cotofioc bello imbevuto di solvente, questo qua, solvente ragazze, senza acetone sempre. Ecco, vediamo se anche questa. Ok, adesso vediamo se c'è ancora qualche pezzettino un po' sporco e lo puliamo bene. Comunque l'abbiamo pulite tutte 10, sgrassate, mamma mia, tirato via bene lo smalto. Allora, ecco, quando una volta che lo smalto è tolto bene, io di solito vado o nel lavello, nel lavandino del bagno, o prendi una bacinella, dipende cosa avete voi, un po' di acqua e sapone, quello delle mani neutro, o sapone liquido, e con la spazzolina vado a insaponare bene per pulire bene. Però adesso mi veniva un po' un impiccio portare qua la bacinella oppure andare a fare il video in bagno, non mi sembrava il caso. Vi faccio vedere un altro modo comunque per disinfettare un po' le unghie. Io uso questo, che sembra acqua perché è trasparente, ma è alcol isopropilico diluito un pochino nell'acqua, e vado a disinfettarmi le unghie in questo modo. Tanto comunque evapora, asciuga bene, ma disinfetta. Sì, certo, è meglio sempre lavarle, ragazzi, ma anche questa qua, questo lo uso anche per disinfettare tutti gli strumenti, la forbicina, la pinzetta, questo per le cuticole. E ok, adesso che lo smalto è levato, se io faccio subito la limatura, perché poi comunque almeno pulisco via tutta la polverina delle unghie, faccio come passo prima quello, ma adesso le mie unghie comunque a me mi vanno bene così anche come forma, ma il passaggio di limatura che faccio io è sempre questo, faccio così, in questo modo. Io do sempre la forma arrotondata, perché avete visto che le mie unghie sono sempre arrotondate, non mi piacciono quadrate, perché comunque col lavoro, con tante cose anche in casa, si spaccherebbero subito a me, materiale come sono io. E comunque il movimento è questo, cioè sempre così, 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 oppure dipende come avete la mano voi di farlo. Mai, come vi avevo già spiegato in un altro video, fregare forte, perché si scalda l'unghia, poi si sfaldano. Sempre così di lato, così. E questo è passaggio limatura. Poi io ho tantissimi prodotti che uso per le cuticole e spalmo anche su tutte le unghie, tipo questa che mi avete visto nei video acquisti, che ho detto che è buona perché mi piace molto. E poi la mia preferita è sempre questa della Essence, che io la prendo adesso, va bene, la prendo con questo, perché, e la metto su tutte le unghie e le cuticole. Io spalmo anche su tutta l'unghia, non me ne frega, io metto su, perché comunque il prodotto è buono e mi sono sempre trovata bene, è molto che la uso. E facciamo così, spalmiamo bene. In modo da far ammorbidire
le cuticole un pochino, a parte che io adesso non ne ho tantissime di cuticole, le spingo indietro quel poco che ho. Poi se ne avete tante che proprio dovete rimuoverle, le tirate indietro, le togliete con il ferrettino che si usa per togliere le cuticole, anche se non andrebbero, che arriva con la tronchese, col trapano, col trapano. Marito di Nica, togliere le cuticole col trapano. Ecco, lasciate un attimino, qualche minuto, che la crema faccia il suo effetto, agisca un pochino sulle cuticole, poi quando sono morbide le spingete indietro. Adesso io, vabbè, vi faccio vedere subito. Aspettate che sgrasso. Ah, i pads di Enai Store. Poi pulite bene bene, in modo che non rimangano unte. Sempre dopo che comunque abbia agito, io adesso lo sto facendo subito, ma lasciatela agire la crema, che ha bisogno dei suoi minuti comunque per ammorbidire la pelle. Io adesso sto accorciando. E poi io prendo questo. Una volta usavo quelle di plastica, che sapete come sono, col pallino sopra, il pallino, con quel pezzettino sopra in silicone, ma non valgono un niente, perché comunque quando le cuticole, anche se sono poche, sono dure, non si spinge niente. Invece con queste, comunque vabbè, adesso io non le ho, ma con questo qua, quando erano un pochino più lunghe, si spinge, che è una meraviglia, perché è ferro e comunque, e fate così, cioè io faccio così, le spingo e basta. E poi non le tocco più, perché comunque non si devono togliere, a meno che ne abbiate tantissime che vi arrivano proprio a un bel pezzo di unghia. E questo è il modo. Ecco. E poi comunque anche quando si faccio la limatura, per accorciare un pochino, per sistemarle, io sopra ci passo anche il buffer. Adesso vi faccio vedere questo qua di Nail Store, che andrò a provare, e glielo passo sopra così, e comunque si lucida un pochino l'unghia. Anche adesso si può fare, comunque vi faccio vedere, almeno vedete, si opacizza e si tira via comunque anche il grasso, lo sporco, perché quando si leva lo smalto c'è sempre il residuo schifoso. Qua un po' più ruvida, per dire, però è quella grana che non rovina l'unghia, che si può comunque buffer per lucidare, per tirare via tutto quello che rimane. Vedete? E poi io più di così non faccio, ogni tanto magari mi alterno, quando non metto questa nutro un pochino questa, perché anche questo qua è buono, c'ha questi pezzettini qua di micro perline che io sto lì, me le spalmo bene sull'unghia. Anche questo qua è un prodotto buono, sempre cuticole, poi olio nutriente, anche un gel nutriente per l'unghia. E poi è questa, che profuma, che buono, lo so, è buonissima questa qua, l'ho sempre detto io che è spettacolare. Ma si sente un metro, lo so. Poco cane. E poi ragazze, una volta che comunque avete tutti i vostri prodottini, poi comunque io consiglio anche questa, né, di vetro, perché se avete appena appena da sistemare un po' le unghie, è buona anche quella. E sempre mai lime di ferro, ma sempre di cartone, mai 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 la lima di ferro assolutamente. E per finire tutto, poi andate con la vostra base. Io adesso voglio iniziare a provare questa di Nail Store e proviamo a mettere, vediamo anche come si stende. E voi metterete, non lo so, quella che avete di base. È molto liquido, però bella lucida. E vedremo come fa. Andiamo a metterla anche di qua. Poi vabbè, comunque passaggi manicure che io faccio sono sempre questi, magari vi dico, alterno un po' i prodotti, dipende quello che sto provando, come le basi, così. Adesso sto iniziando a usare questa perché voglio provarla. Poi vabbè, le cremine così ce ne sono tante, vi ho fatto vedere anche questa della Deborah, in alternativa a quella della Essence, se magari non avete una Essence vicino, che non riuscite ad andare a comprare quella, o anche questo, per dire, sempre Essence, non ce l'avete vicino. Ci sono tante tante cremine buone, bisogna certo provarle, testarle. Io mi sto trovando bene con questo e vi ho detto con questa, poi dovete vedere voi. Comunque questa è la mia manicure che faccio quando levo lo smalto, e poi sicuramente non rimangono libere molto. Poi più avanti vi farò anche
magari il video per l'altro accessorio fatto a smalto della Deborah, quella maschera peel off per le unghie che va tenuta tutta notte, vi farò vedere. Ma io l'ho usato due volte, non mi sembrava male, però devo continuare a usarlo e testarlo di più. E a posto, ragazze, questa è la mia manicure e al prossimo. Ciao Danica.